Partita equilibrata, agonistica come succede sempre in queste occasioni, però direi che possiamo dire che alla fine un paio di vostre incertezze, errori difensivi hanno pesato e non poco. Sì, sì, abbiamo avuto due ingenuità e la seconda adesso mi dicono che c'era forse una piccola carica sul portiere, però insomma quella discrezione dell'arbitro. E sicuramente il primo gol è stato un gentile regalo nostro, è vero che il primo tempo forse avevano fatto qualcosa in più loro, però come hai detto tu la partita è stata equilibrata, combattuta, sul campo anche pesante, quindi comunque sempre una finale playoff, è normale che non si possa giocare magari benissimo come in altre circostanze. Due errori che però non possono, non debbono cancellare e far dimenticare quello che ha fatto il Granata in una stagione, sono due errori che hanno avuto un peso oggi ma non possono far scomparire quello che avete fatto fino a qui. No, no, assolutamente, l'avevo detto prima di entrare in campo ai ragazzi che comunque noi oggi era comunque una festa perché è stato un risultato penso inaspettato, abbiamo comunque tenuto testa probabilmente delle corazzate che hanno dei budget esagerati mentre noi comunque facciamo una squadra spendendo niente, quindi i ragazzi sono stati bravissimi, la stagione è stata una stagione importante, siamo stati anche in testa a lungo e ci è mancato quel pizzico di convinzione, di fortuna, non so neanche come definirla che ci ha fatto portare a casa prima magari il campionato e poi vincere questa partita. Cantoni, partiamo intanto dal momento forse anche più spiacevole, dall'espulsione, l'arbitro vi aveva richiamati più di una volta, vi stavate un po' lamentando, se non ho capito male, per qualche entrata un po' eccessiva, per qualche entrata un po' forse robusta diciamo dal punto di vista agonistico. Sì, secondo me l'arbitro non è intervenuto prontamente con i cartellini gialli nei loro confronti, mentre con noi abbiamo preso quattro cartellini gialli inspiegabili nel primo tempo, senza un fallo, senza una lamentela, eppure i cartellini fioccavano a più non posso. Loro hanno cominciato, fatto giustamente la loro partita, dura, maschia, secondo me qualche intervento andava punito, l'arbitro ha sorvolato di continuo, fino addirittura la loro panchina si è accorta degli innumerevoli falli che erano a rischio espulsione, hanno prontamente sostituito tutti quelli già ammoniti e l'arbitro ha chiuso un occhio in questi confronti. Non toglie nulla alla loro vittoria che non fa una piega, noi ci abbiamo provato fino alla fine. Recriminiamo solo questo, insomma, secondo me l'arbitro ha avuto un metro di giudizio un po' spiacevole nei nostri confronti, però poi dopo si continuava a dire la panchina deve rimanere calma, ma certe partite quando l'importanza la posta in palio è alta è difficile mantenere una tranquillità. Insomma, non siamo fatti di ghiaccio, abbiamo sangue nelle vene. E quando ci sentiamo derubati la voce è difficile da trattenere dentro, quindi abbiamo urlato il nostro disappunto, poi io giustamente ho pagato con l'espulsione, però sinceramente mi son sentito in dovere di proteggere i miei ragazzi, di far capire all'arbitro che stava sbagliando, però questo è il mio giudizio, non posso dire altro. Ai ragazzi nostri va dato merito di aver dato tutto fino alla fine, un campionato strepitoso. Possiamo dire niente, il calcio è questo, delle volte ti dà, a volte ti toglie, oggi è andata male per noi. Sì, direi che chiaramente partita equilibrata, quindi poteva finire anche con altri risultati, nel complesso mi sento di dire questo, forse in qualche possibile ripartenza più nel secondo che nel primo tempo potevate fare un po' meglio, magari vi è mancato l'ultimo passaggio, la rifinitura, il tocco. Sì, spesso e volentieri siamo mancati in questo, è un po' tutto l'anno, l'ultimo passaggio è sempre sbagliato, alla fine sono le cose che fanno la differenza, le piccole cose, un passaggio fatto con i giri giusti è come un gol assestato al colpo giusto, quindi dobbiamo migliorare, crescere in questo, siamo giovani, abbiamo peccato un po' di inesperienza, però i ragazzi cresceranno, insomma. Prendiamo quello che abbiamo fatto, di più non si poteva fare, quindi va bene, accettiamo il risultato del campo. Insomma, oggi siamo un po' tristi perché il nostro ambiente è un po' demoralizzato, però siamo mancati un po' in questo, sì, quello sicuro, sicuramente. Gli
Gli anni migliori della propria vita il Granata li vive in questo ultimo triennio. L'avvento in prima categoria con tanto di playoff, sfiorati nella seconda stagione, nuovamente centrati nella terza, rifilato un tris al Riccione, si vola nella finalissima a domicilio contro il Sant'Ermite, già vittorioso un mese prima da queste parti per 3-2. Ma la promozione sfiorata ricorda ai ragazzi sconfitti che la società è fiera di loro e stasera, nonostante il verdetto sia amaro, nell'osteria di Cesenatico ci si rincuora cantando la famosa canzone di Renato Zero. I migliori a